a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Dopo un po' di giorni di troppo d'assenza, torniamo anche su Captain Tsubasa Dream Team. Ragazzi, vi chiedo veramente perdono se ultimamente non riesco a fare video e soprattutto live con la continuità che mi ero prefissato, ma come già vi raccontai ad inizio d'anno, sono in procinto, veramente ormai manca poco, sono in procinto di cambiare mestiere, di cambiare lavoro. Questo di aprile sarà l'ultimo mese con l'attuale società per la quale io lavoro, e capite che proprio essendo l'ultimo mese ci sono un botto di cose che devo fare, mi sto letteralmente portando il lavoro a casa. E quindi veramente il tempo di stare dietro a video, live, ma anche in generale ai giochi, ai quale appunto gioco, è veramente veramente risicato in questo periodo. Sto provando a recuperare un po' di tempo perso durante il weekend, perché poi nelle prossime settimane non credo che in realtà la solfa cambi parecchio, come in realtà veramente mi auguro che cambi a partire da maggio in poi. Lì le acque dovrebbero un attimino calmarsi. Utilizzo sempre il condizionale perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, quindi io magari mi lamento adesso e poi scopro che dopo diventa pure peggio e rischio di farci anche una brutta figura. Però mi auguro di cuore che a partire dal mese prossimo possa ritrovare un attimino più di tranquillità dal punto di vista lavorativo e impegni vari in generale, e quindi l'obiettivo sarebbe quello di tornare a portare video e live con una cadenza un attimino più regolare. Nel frattempo, lo starete notando, mi sto esercitando un attimino sia a fare dei titoli per i miei video un pochettino più accattivanti, senza però cadere nel clickbait. È più difficile di quello che credevo, vi devo dire la verità, perché il confine è molto molto sottile tra titolo accattivante e clickbait. Bisogna starci attenti e soprattutto a migliorare un attimino nell'ambito delle copertine, che quello devo già dire di aver trovato un attimino la mia strada, il mio stile. Da quel punto di vista posso ritenermi abbastanza soddisfatto, tutto quanto per portarvi alla fine un prodotto complessivo di intrattenimento migliore a quello cui siete stati abituati dal sottoscritto negli ultimi anni. Boom. Dopo questo 2 minuti e mezzo di introduzione doverosa, partiamo con l'elenco delle notifiche che sono state inserite con l'aggiornamento di venerdì. Iniziamo con il ritorno della sfida internazionale a partire dal 15, quindi da lunedì tornerà anche la sfida internazionale. Io non mi ricordo chi mi consigliò all'epoca di fare la sfida internazionale tutta in automatico, impostando la formazione automatica con i debuff, ma è stato il consiglio migliore che io abbia ricevuto negli ultimi 5 anni su questo gioco, perché ragazzi, se riuscite a buttare giù delle formazioni automatiche full debuff, la sfida internazionale la fate veramente in un amen. Per carità, sempre una modalità che secondo me poteva essere notevolmente accorciata, però la si fa veramente in un tempo più che accettabile per quelle che sono poi le ricompense in realtà che dà la sfida internazionale, perché comunque tra Dreamball e roba varia la sfida internazionale comunque dà ancora delle gran belle ricompense, vale la pena. Poi campagna di celebrazione per il 2500esimo giorno del lancio del gioco, credo che in questo caso faccia riferimento alla versione global, non mi sono messo a fare i conti, devo dire la verità. Anche qua dal 15, quindi da lunedì, un'estrazione al giorno, possiamo ottenere un giocatore SSR a tua scelta, tra quali non è un al giorno, credo che però sia un'estrazione singola. Fatemi un attimino vedere i dettagli. Step up banner, estrazione a scelta, brutto step up banner, aumenta la possibilità di trovare giocatori festival o collection. Questa potrebbe anche essere carina, in realtà, uno step up banner con dentro i giocatori Dream Fest e Dream Collection. Bisognerà però capire quali saranno i giocatori Dream Fest e Dream Collection di questa estrazione. Poi il classico regalo, bonus login, credo che sia dal 15 al 26, quindi anche qua una decina di giorni. Vabbè, diciamo che è un periodo che a livello di regali, tra una celebrazione e l'altra, milioni di download, 2500 giorni del lancio del gioco, a breve comunque a giugno avremo anche l'anniversario della versione global, insomma di regalini ce ne stanno dando abbastanza. Altra estrazione in arrivo, supporto strategico
estrazione a scelta, imposta i tuoi SSR preferiti per aumentare la probabilità di estrarli. Anche qua bisognerà capire che tipo di giocatori saranno inclusi o meno. E poi forse l'unica cosa che veramente è stata inserita con questo aggiornamento di venerdì, l'inizio della Dream Collection, di questa nuova Dream Collection, stavolta Dream Collection normale, niente di super, fortunatamente, aggiungo io, con questo soda che per quel poco che l'ho visto per il momento è veramente veramente buono. Adesso poi andiamo a vederlo più nello specifico. Assieme a lui in rate up ci saranno Turam, che è ancora un gran bel difensore, Mizugi, che per la full blu, se ancora giocate full color in quei giorni specifici, è ancora un gran bel difensore, e Morisaki all'inizio, quando era appena uscito, era anche un gran cavolo di bel portiere. Problema che poi è uscito Salinas, che l'ha letteralmente eclissato. È bello che io all'epoca trovai Morisaki pochi giorni prima dell'uscita di Salinas e dissi: chi se ne frega di Salinas, tanto adesso c'ho Morisaki. Veramente una frase invecchiata malissimo in tal senso, una delle peggio boiate che abbia sparato in 6 anni su questo gioco. Poi, altra estrazione, primavera, abilità estrazione legame, con lo step 4 e 5, un giocatore SSR accuratamente sezionato con l'abilità legame, i bond al 7,5%, per farla breve. Se ne avete proprio la necessità potete anche puntarvici, però ragazzi, veramente tutte queste sono estrazioni che secondo me sono classificabili come classici specchietti per le allodole, non perché non abbiano dei buoni giocatori, in realtà i giocatori, specialmente quelli dove potete selezionare voi i vostri rate up, sicuramente sono anche abbastanza validi, però vi ricordo sempre che manca un mese e mezzo all'anniversario. Per quanto alla club giurino e spergiurino che non ci sarà più il power creep che abbiamo avuto nell'arco degli ultimi anni con l'anniversario, a prescindere da quello, anche avendo un aumento di livello blando o normale, è chiaro che all'anniversario, per una cosa o per l'altra, o per i bond o per i nuovi giocatori o per le nuove formazioni che andremo a creare, ognuno di noi sarà chiamato a rivoluzionare la propria squadra. Quindi il mio suggerimento è: laddove possibile, tenetevi da parte le dream ball, puntate a pullare solo, il ritorno della coppa potevo effettivamente anche evitarlo, puntate a pullare laddove solo veramente c'è qualcuno che vi interessa particolarmente tanto, perché vi può migliorare tanto la vostra formazione e che pensiate possa essere un giocatore in grado anche di sopravvivere all'anniversario. Dovrebbero anche esserci. Poi scriviamo la storia: la potenza della squadra nazionale giapponese completa l'evento per ottenere Dream Ball e altre ricompense. Mi piace questa cosa che in questo genere di eventi adesso mettano anche queste nuove formazioni. Anche questo è un evento a partire dal 15, quindi da lunedì, fa tutta parte della celebrazione di questi 2500 giorni del lancio della campagna, che credo che sia il motivo principale per la quale in realtà questo venerdì di eventi non ne hanno sostanzialmente messi. E poi i quiz dei giocatori. Questo è un sondaggio abbastanza particolare, perché ci vengono chiesti uno per ruolo quale giocatore secondo noi dovrebbe essere meritevole di un rework. E partendo dagli attaccanti, perché non iniziare con un bel Kojiro Yuga, aperta parentesi, visto che loro lo vogliono tra parentesi, l'asso del Giappone? Perché non iniziare proprio con lui? Vi sto dando un piccolissimo suggerimento, è nulla che mi interessi a livello personale, sia chiaro. Ognuno è chiaro, può scrivere tranquillamente quello che vuole, quello che preferisce, quindi massima libertà a tutti voi, ma sappiate che se non scrivete Kojiro Yuga, l'asso del Giappone, siete delle brutte persone. Naturalmente mi sono limitato all'attaccante, avrei potuto anche farvi vedere quale portiere votare, ma la verità è che nemmeno io ho ancora scelto su quale versione di Espadas fiondarmi per la votazione. Lascio a voi la scelta, però mi raccomando che sia Espadas. Se non votate Espadas vuol dire che non mi volete bene. Allora, piccolo lapsus, ovviamente, per quello che riguarda la Dream Collection. Anche la Dream Collection non è già attiva adesso, sarà attiva lunedì, quindi Soda, tanto vale vederlo in diretta con quello che la club
ci propone, in attesa poi di andarcelo a gustare lunedì. In realtà le statistiche di questo soda online girano già, e ovviamente è un difensore bello rotto, come è giusto che sia, perché in teoria tutti i giocatori che dovrebbero uscire da qua all'anniversario Dream Fest e Dream Collection dovrebbero comunque essere giocatori in grado anche di sopravvivere tra virgolette all'anniversario, e quindi credo che sia giusto che la club ci stia già dando questo tipo di giocatori. Adesso Soda avrà la solita abilità di squadra con 3 o più giocatori per ognuno dei 3 colori, tutti i parametri dei giocatori 28%, avrà maestro dell'area di rigore e della fascia laterale, quindi all'interno dell'area di rigore e dell'area laterale parametri più 10%, il che lo rende particolarmente buono per essere utilizzato sia come difensore centrale che eventualmente come esterno in una difesa a 3 o a 4. Gli manca giusto la zona cruciale, che è quella appena fuori dall'area di rigore, però diciamo che questo bonus del 10% lo dovrebbe prendere abbastanza spesso a seconda di dove andrete a posizionarlo. Sua tecnica principale, contrasto da 5.50, difesa a terra del rasoio, avrà 60.000 punti di difesa, il che è già praticamente tutto un dire, un 40.003 d'attacco, un 50.002 complessivo di forza fisica, avrà già un blocco e un'intercettazione di tipo S di default. Poi avrà blocco e intercetto automatici all'80%, molto bene. Non ha purtroppo inflessibile, forse sarebbe stato anche troppo rotto effettivamente con inflessibile, però già così non è male. Riduce il tempo di stordimento dell'80%, quindi anche uno che dopo essere stato stunnato, stordito dalla tecnica dell'avversario tende a riprendersi molto 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 velocemente. In caso di contrasto con un avversario che possiede un'abilità latente che conferisce colpo vigoroso, forza totale o l'abilità passiva indicata a un suo alleato, parametri più 10%. Questa potrebbe essere buona o meno a seconda di quanto è questo bonus colpo vigoroso o simile nel caso dell'avversario, punto primo, e punto secondo, a seconda anche di quali saranno i giocatori con queste abilità che usciranno da qua nei prossimi mesi. E poi il ritorno di una cosa particolarmente gradita da una parte ma preoccupante dall'altra, ovvero il bonus ai giocatori asiatici. Sui giocatori Dream Fest e Dream Collection questa cosa è abbastanza particolare. Io mi ricordo all'inizio del gioco questo tipo di bonus venivano dati ai giocatori da banner normali per spingere la gente a non pullare solo sui Dream Fest e i Dream Collection. È abbastanza particolare perché insomma si potrebbe puntare a un rifacimento delle formazioni mono regionali, quindi mono europea piuttosto che mono sudamericana o mono asiatica eccetera eccetera, qualora da qui in avanti dovesse uscire un discreto numero di giocatori con queste abilità. Tuttora tantissime squadre nel PvP utilizzano giocatori anche molto vecchi con queste abilità. Io direi che le mie squadre da questo punto di vista ne sono l'esempio più lampante in senso assoluto, del tipo io metto in campo pochi fenomeni ma è una serie di giocatori che mi vanno a boostare al massimo questi fenomeni in modo che io la partita la riesco a vincere anche giocando, che ne so, in 5 contro 11. Raga, vi assicuro che se i boost sono buoni la cosa funziona. Tanti lo stanno facendo anche nello scontro tra club attualmente in corso. A proposito, in bocca al lupo a tutti i club. Immaginatevi una formazione piena di quei bonus, ma non più con dei giocatori birilli come quelli che si vedono adesso, ma con dei giocatori come questo Soda. Sono uccelli per diabetici per tutti quanti, qualora dovessero tornare, però a me è una cosa che piace, perché io sono molto affezionato a quel tipo di team building particolare, per cui ci sta. Vedremo naturalmente, come dicevo prima, se sarà... Come si dice in questi casi, una rondine non fa primavera. Siamo anche abbastanza a tema con la stagione. Vedremo se sarà un caso oppure se veramente torneranno di moda anche queste passive, queste abilità latenti. Dai, direi che per il video di oggi era tutto, ragazzi. Grazie mille ancora per avermi seguito. Spero che il video vi sia piaciuto. Pace belli, alla prossima e buon weekend a tutti.